per capire come avviene l'evaporazione di una superficie di una superficie di acqua libera, cioè è uno specchio d'acqua, è lo specchio d'acqua come questo, per esempio il mare. Beh, il mare ha anche delle caratteristiche tutte salite, no? E quindi questo altera alcune delle proprietà. Comunque diciamo che l'evaporazione in queste condizioni è limitata solo da che cosa? Dall'energia. L'acqua è disponibile, solo l'energia che e il vento limitano l'evaporazione. L'evaporazione in questo caso la presenza la possiamo esprimere in questo modo, dove vedete qui raggruppati tutti i termini che ho elencato prima, dove ho due la densità del vapore. Questa prima formula forse richiede una specificazione. Questa è la fluttuazione della velocità del vento nella direzione verticale, moltiplicata per l'umidità specifica e mediata su un certo tempo, perché tutto è molto puntuale. Qui invece di esprimere il gradiente in funzione delle pressioni, l'ho espresso in funzione dell'umidità specifica, da cui definizione che umidità specifica e pressioni, se ve ricordate, sono correlate tra loro da un fattore che è epsilon, il rapporto tra le costanti dei gas, e P, la pressione. Se tutto il resto è uguale, qui ho messo il modulo della velocità, ma vi ho presentato prima questa parte come una parte che legata alla conducibilità, una conducibilità evaporativa. In realtà il modo in cui spesso la si vede è il contrario, cioè come una resistenza. In particolare questa quantità che vedete rappresentata qua è considerata la resistenza all'evaporazione, che è legata praticamente all'effetto della turbolenza, e solo all'effetto della turbolenza. Questa è la spiegazione dei due termini che vi avevo fatto qualche istante fa. E questo quindi avviene quasi solo per l'effetto della turbolenza. È realmente vero che succede così? Io, nella mia esperienza recente, comincio ad avere dei dubbi. Vorrei, se devo dire la verità, costruire le equazioni in modo leggermente diverso. E calcolare in modo diverso, ma intanto noi tutti facciamo così. E quindi per le superfici libere questo avviene.